prese d'assalto. Titoli come questo hanno caratterizzato gran parte dei canali informativi locali e nazionali nelle settimane di agosto. Come stiamo raccontando dall'inizio della stagione di Noi Dolomiti UNESCO, l'afflusso di turisti è molto aumentato e ha coinvolto nuovi frequentatori, generando il dibattito sulle scelte politiche per la gestione dei flussi e sulla necessità di sviluppare sempre più una cultura della montagna. Continuiamo a raccontare la stagione 2020 dal punto di vista delle sentinelle delle Dolomiti, i gestori di rifugio. Oggi saliamo al rifugio Falier, sotto la parete d'argento della Marmolada. Tanta gente sì, ma gli imprevisti non mancano: un temporale fortissimo, la diga di contenimento che si riempie, il torrente che esonda e porta via la strada, il ponte, l'auto del gestore. Una settimana di chiusura, poi il rifugio è tornato in piena attività. Al Falier si arriva tranquillamente. Si arriva tranquillamente. Si lavora abbastanza bene a mezzogiorno, e mancano i pernottamenti la sera. Sicuramente i gruppi CAI, i stranieri, tutta quella gente che facevano i giri da San Pellegrino, da Canassei, forse la Marmolada, Ferrata, quella gente manca perché non possono usare i pullman, non possono muoversi. C'è un recupero di italiani e soprattutto di compagnie di giovani italiani che gli altri anni non li vedevo. Invece quest'anno vedo molti gruppi di giovani che anche si fermano a dormire, che poi magari continuano. Se tu vai su un rifugio che cammini 2-3 ore, penso che la gente quando arriva è consapevole anche di quello che trova, sia contenta di quello che il rifugista ti dà. E anche ho visto che sono rimasti molto contenti perché ho messo dei separè nelle camerate. Ricordiamo da quanti anni la famiglia del Bon gestisce il rifugio Falier. Ma noi siamo qua dal mio papà e mia mamma dal 53 fino al 93, ha fatto 40 anni, e noi adesso, io, mia moglie e mia figlia, sono 27 anni che siamo qua, un totale di 67 anni. Ho iniziato a lavorare che avevo appunto 18 anni e sono sempre stata qua, quindi speriamo poi di poter continuare la tradizione che hanno portato i miei nonni, i miei genitori fino adesso. Dopo tutti questi anni, qual è la cosa che ancora più ti pesa di questo mestiere e quale invece quella a cui non potresti mai rinunciare? Qua il bello è l'apertura, quando vieni su che apri, che tutto nasce, la natura è tutto, l'acqua si sente cantare, e dopo la malinconia ti viene quando verso ottobre devi scendere, allora ti vengono le malinconie, sai. Mi pesava di più magari quando ero più giovane, perché per quanto star qua 3 mesi, vivere qui non è proprio semplice. Adesso no, non c'è niente che mi pesa alla fine, perché è la mia vita e va bene così. Commissione, sì, sì. Perché quando hai pagato tutto non è che... Non avanza. Non avanza più di tanto. E allora lo fai proprio per passione. L'anno scorso che avete avuto un'esperienza molto particolare, quella della settimana offerta senza wifi e telefonini, può diventare veramente un modello. Secondo me può diventare un modello, anzi io spero che diventi proprio un modello, perché le persone adesso sono abituate ad andare nei locali e chiedere, la prima cosa, non dicono neanche buongiorno, c'è il wifi. La prima richiesta è quella, la seconda? Il bagno. Comunque c'è bisogno di comunicazione, di interagire con le persone, e quindi io spero e mi auguro che diventi un modello da seguire nel tempo, anche per i giovani, soprattutto per i giovani. L'energia rappresenta un'alternativa ai combustibili fossili. Da 20 anni Cavalese viene riscaldata, teleriscaldata, attraverso questa rete di teleriscaldamento alimentata con le biomasse, con gli scarti della lavorazione del legno della segheria della Val di Fiemme, e attraverso anche la valorizzazione del cippato, degli scarti di lavorazione forestale, tutta l'energia termica che viene prelevata dall'abitato di Cavalese è oggi prodotta localmente, prodotta a chilometro zero. Vivere tra le Dolomiti significa avere la capacità di trovare soluzioni innovative per fare sistema e continuare a viverci, a livello sociale, comunitario, ma anche economico ed energetico. Un esempio interessante è quello di Bioenergia Fiemme, che riunendo molti soggetti in un'unica realtà contribuisce alla valorizzazione di una risorsa da custodire, come le comunità di Fiemme hanno sempre fatto nel corso dei secoli.
dei soci fondatori, il comune di Cavalese, nel 1999 ha ritenuto di aprire questa società al territorio, dal credito cooperativo al comune di Cavalese, alla magnifica comunità di Fiemme che è proprietaria di gran parte dei boschi che avvolgono la valle di Fiemme, dalle imprese costruttrici fino alle società finanziarie trentine. Aggiungo poi insomma la presenza di Dolomiti Energia. Questo insieme di soggetti è completato dai piccoli azionisti, cioè dai clienti finali del teleriscaldamento. Cioè qui c'è tutta la valle sostanzialmente. Qui c'è il territorio. Noi partiamo dall'abete rosso, dal tronco dell'abete rosso, e quindi abbiamo la corteccia che diventa energia, abbiamo naturalmente il cippato che viene lavorato nelle segherie, ma abbiamo anche la segatura che deriva dal taglio dei tronchi nella filiera industriale. E dalla segatura Bioenergia Fiemme ha pensato di produrre il Fiemme Pellet. Teleriscaldamento, energia, un occhio anche al profumo del territorio. Uno degli scarti forestali che non venivano utilizzati fino a qualche mese fa, o poco utilizzati, era la parte verde degli abeti rossi della Valle di Fiemme. Noi riusciamo oggi a distillare quegli aghi e ad estrarre dei preziosissimi, profumatissimi oli essenziali che in questo momento, particolarissimo per tutti noi, stanno trovando grande apprezzamento da parte degli ospiti e della popolazione. Noi siamo orgogliosi di, come dire, rappresentare un'esperienza dentro questo importante patrimonio dell'UNESCO. Ci sono aree all'interno delle Dolomiti patrimonio dell'UNESCO che possono certamente aspirare a trovare delle formule simili di valorizzazione delle filiere corte e degli scarti dei loro territori. E io mi auguro che questi modelli vengano avanti anche superando facili, diciamo, alternative basate sui combustibili tradizionali, sulle fonti fossili, che non ci appartengono in termini culturali e che possono essere, come dire, d'aiuto, ma anche superate da qualcosa di più, come dire, innovativo. La pillola di geologia oggi arriva dalle Dolomiti di Brenta, nel Parco Naturale Adamello Brenta UNESCO Global Geopark. Violet Masè ci spiega come le Dolomiti siano un libro di geologia spalancato davanti agli occhi degli studiosi e al quale si possono aggiungere sempre nuovi capitoli. Abbiamo scritto forse il primo paragrafo di un nuovo capitolo della storia della Terra, legato alle grotte. Le grotte forse sono l'aspetto meno conosciuto delle Dolomiti in generale. Qui nelle Dolomiti di Brenta nel 2011 è stata scoperta una nuova grotta dalla Satbin di Svilazzano, l'hanno chiamata Rapunzolo proprio perché all'entrata c'è questo fiore molto bello, al cui interno questa grotta contiene dei sedimenti di sabbia tonalitica, granitica, della zona dell'Adamello. Questo aspetto ha incuriosito. L'anno scorso, insieme all'Università di Bologna, sono stati analizzati questi sedimenti per capire innanzitutto chi li ha portati lassù, il ghiacciaio, il fiume, da quale montagna provenivano. Sono stati seppelliti all'interno della grotta 7 milioni e mezzo di anni fa. Vuol dire che quella grotta esisteva prima di 7 milioni e mezzo di anni fa, è molto antica e al suo interno perciò custodisce un tesoro, è un archivio del tempo che ci può raccontare molte cose sulla storia geologica delle Dolomiti di Brenta, ma non solo, in realtà anche delle Alpi, per quello che dicevamo, forse il primo paragrafo di un nuovo capitolo sulla storia geologica delle Alpi. Se un fiume ha trasportato questa sabbia dall'Adamello fino alle Dolomiti di Brenta. Oggi la grotta si trova a 2600 metri di quota sulla cima Brenta. Se c'era un fiume vuol dire che prima era a livello base. I sedimenti provengono dal gruppo dell'Adamello, da rocce che oggi si trovano a 2500 metri di quota. Vuol dire che allora tutto questo era posto a livello base, a livello dei fiumi, perciò poche centinaia di metri sopra il livello del mare.
un fiume dall'Adamello andava al Brenta e ci racconta di quando si è sollevato l'Adamello e il Brenta contemporaneamente. C'è ancora tanto da scoprire, L'esplorazione va avanti, le scoperte vanno avanti e affascinano ancora queste montagne, non solo per la loro bellezza, anche per quello che ci possono raccontare. Si avvicinano le elezioni per il miglior gestore di rifugio del 2020. Ai nostri telespettatori offriremo una panoramica di quello che pensate del mondo dei gestori di rifugio e dopo loro sceglieranno se votare il codice 01 per Marica, codice 02 per Ivan. Allora, una stagione. Il vino da bere, basta. E poteva mancare la voce di Marica e Ivan del rifugio Pordenone, punto di riferimento per i vari anelli che attraversano le Dolomiti friulane e punto di partenza per raggiungerne il simbolo, il campanile di Valmontanaia. Una chiacchierata con loro dà sempre una garanzia, quella di tornare a casa con un punto di vista in più da considerare. La stagione è molto particolare, sia per il Covid sia per l'afflusso turistico che è molto aumentato, no, per la parte italiana quantomeno. Mancano gli stranieri, ma questo si sapeva già prima di partire. E c'è una situazione un po' particolare, molto mordi e fuggi, tanti pasti veloci e si fugge, si dorme molto meno in rifugio e questo ovviamente comporta una gestione un po' più complicata di tutto quello che è il rifugio stesso. Marica, quanti posti avete perso quest'anno? 50%. Prima ne avevamo 68, adesso riusciamo a malapena a raggiungere i 30 posti. In un rifugio come questo, che è una base di partenza per anelli di escursioni, incide particolarmente? Moltissimo. Più che altro incide anche nel morale, perché a tanta gente gli deve dire di no, anche se hai il posto libero, il letto vuoto, però le distanze le devi mantenere. Certo. Dall'altra parte del cavo c'è qualcuno che rimane amareggiato e da sta parte c'è qualcuno che ci perde, perde un amico e boh, è così, la stagione va così. L'anno scorso le conseguenze di Vaia, i problemi con la strada, quest'anno il Covid, nel mezzo anche un incidente, un infortunio a Marica che si sta riprendendo. Il prossimo anno? No, il prossimo anno vacanze pure, chiudiamo tutto e andiamo in vacanza. No, no, qualcuno poi si segna che il Pordenone è chiuso il prossimo anno, il Pordenone è aperto anche il prossimo anno. Le difficoltà di questi anni hanno cambiato il vostro approccio oppure no? Ti aiuta a cambiare, aiuti gli altri a cambiare. Viabilità in strada, punto primo. Insegna alla gente si può camminare, lascia la macchina prima. Vieni dentro con un altro spirito, affronta la montagna con un altro spirito, non sempre arrivi con la macchina sulle porte. Anche noi gestori tante volte non arriviamo con la macchina sulle porte. Ci ha fatto riscoprire tanti amici ci hanno aiutato, avevamo anche i sentieri KO se vi ricordavate. Venendo qui a lavorare, a spostare la legna, è stata una bella risposta, ci ha emozionato molto. Ecco. Tutta questa gamma di valori che ruota intorno alla vita del rifugio, secondo voi è solo così un'illusione che si vive qui perché siamo al cospetto delle montagne più belle del mondo? Prendi esempio Covid. Abbiamo vissuto il Covid, abbiamo vissuto un periodo bruttissimo, chiusi in gabbia. Appena aperte le gabbie, la memoria è durata una settimana. Diciamo che il Covid ha tirato fuori da una parte il meglio in tanti, in qualcun altro il peggio. Il parcheggio selvaggio che abbiamo visto in questi giorni un po' in tutte le Dolomiti nella prova, cioè bisogna avere un po' di coscienza di quello che andiamo a fare. Questo momento doveva essere secondo noi vissuto in un'altra maniera, non sfruttato ma vissuto in un altro modo per cercare di migliorare la nostra vita e anche quella di tutti gli altri. Ma la speranza è sempre l'ultima a morire, siamo qua come tanti nostri colleghi, siamo a difendere il fortino, lo difenderemo sempre. E chi ci verrà a trovare lo accoglieremo nel miglior modo che possiamo, noi come tutti i nostri colleghi. Concordo pienamente, poi il capo la è prima capo, volta, è una notizia, no, sono d'accordo. Concordo sempre con il capo, se no mi licenzia per cui.